Allora, vediamo un po' come presentarmi. In modo sommario, ovviamente, perché sennò una presentazione lunga 90 anni sarebbe un po' un disastro. Mia mamma, lo dico sempre, è quella che ha coniato questo codice etico per le due figlie, che forse ho già anche detto, che era il seguente: ragazze, siate indipendenti economicamente e poi fate quello che volete, prendete il marito, lo tenete, lo mollate, ne trovate un altro. L'importante è che non dobbiate chiedergli i soldi per le calze, perché non si può essere indipendenti nella testa se si dipende nei piedi, che era infatti un codice secondo me perfetto. Scrivo anche un documento intitolato Per una scelta marxista, e perciò non mi viene rinnovato l'incarico, finisce la mia carriera universitaria un po' ingloriosamente, diciamo così, con mio grande stupore, perché avevo continuato a dire che l'università è libera. Io sapevo che non si può iscrivere al Partito Comunista, c'era la scomunica allora perché si iscriveva al Partito Comunista, ma una scelta marxista è una scelta culturale. Sono per la via alcolica al socialismo, lei ha trovato una foto in cui sono qui con un bicchiere in mano e sto brindando. Vedi? Io ho fatto parte del femminismo, quello proprio degli anni, cioè c'era Luto e Ramiro, gestisco io delle cose terrificanti, non più puttana, non più madonna, finalmente siamo donne, e roba così. Tutte le volte che c'erano queste cose io ce l'ho sempre in mezzo, sì. Il prestigio intellettuale ancora non è condiviso, non è condiviso. Siamo ancora molto lontani da un mondo fatto su due paradigmi, insomma. Io do un piccolo pensiero a Lidia in questo suo meraviglioso e vicinissimo 90° compleanno.